siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. L'episodio evangelico che abbiamo ascoltato per una parte, la polemica tra Gesù e i giudei sulla figura di Abramo. L'argomento è molto semplice. Gesù afferma la sua divinità in quanto conoscitore di Abramo da prima che lui fosse, come abbiamo sentito dalla parte finale del Vangelo. Mentre i giudei che si vantavano di avere per padre Abramo, di conoscere Dio, in realtà stavano ben distanti da lui. Questo è il contesto dell'episodio evangelico. Però la liturgia di oggi, più che su questo, vuole portare la nostra attenzione su una grande e bella notizia. Quaresima pasquale, voi sapete che la Quaresima culmina con la Pasqua. La prima è esemplificata nelle parole con cui il Vangelo di oggi è esordito, la parola apodittica di Gesù, con due volte in verità. Quando Gesù dice in verità, bisogna vedere questi momenti, no? Se ci fossero possibili, le orecchie dovrebbero diventare così, proprio mettere le grandi, grandi di attenzione. Però dice in verità, sta attenti che te lo sto dicendo una grossa, importante. E cosa dice in verità vi dico: se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte. I giudei non hanno capito niente, ovviamente, no? Dice, Abramo è morto, quindi tu stai farneticando, parli al nome del demonio. Allora, Gesù dice la verità o dice la bugia? Quindi chi osserva la parola di Gesù muore o no? E in che senso? È evidente che Gesù non parla della morte corporale, perché la dispensa dalla morte corporale c'era soltanto la Madonna, perché c'aveva ciò che noi non possiamo. La Madonna ha fatto una vita perfetta, ma non c'aveva il peccato originale. Noi, anche se diventiamo perfetti, il peccato originale ce l'abbiamo, e quindi passeremo verso la morte corporale. Ma quindi parla di un'altra morte. E qual è quest'altra morte? Ecco, una spia dell'altra morte ce l'ha dalla prima lettura. Quando Dio chiama Abramo, non subito, lo chiama, Abramo si mette in marcia. Qui siamo al capitolo 17 del libro della Genesi. La storia di Abramo comincia al 12, quindi era già passato un po' di tempo. Allora, Abramo si prostra con il viso a terra e Dio parla con lui. Se che cosa dice? Non ti chiamerai più Abramo, ma ti chiamerai Abramo. C'è un prima e un dopo, gli cambia nome. Il cambio di nome, che poi sapete la tradizione cattolica sempre ha avuto, no? Quando si battezzavano gli adulti c'era un nome di battesimo diverso da quello che c'era prima, anche San Paolo si chiamava Santo prima del battesimo, poi si è chiamato Paolo, no? Sapete, no? E questa poi è una tradizione che è passata nella vita religiosa. Il famoso padre mio, poveraccio, ci diamo sempre a lui, padre mio si chiamava Francesco, quel giorno non si chiamava Pio, d'accordo? Il giorno che è diventato novizio, il superiore ha detto: da oggi in poi Francesco Corgione è morto, esiste Pio da Pietrelcina. Che cosa indicano queste cose? C'è un passaggio tra un prima e un dopo. La vita prima di aver veramente incontrato il Signore va in un modo, la vita dopo va in un altro. E qual è la caratteristica di questa vita dopo? Che non si conosce più la morte. Non ci stanno in due sensi. Primo, la morte che entra dentro di noi con quello che appunto si chiama il peccato mortale, quindi non si conosce più la morte dell'anima, che è la cosa più brutta che possa esistere, anche se a differenza della morte fisica, la morte fisica tutti quanti ne sono consapevoli. Se uno dice una bestemmia, non è che sente dentro di sé che l'anima è morta, perché la morte dell'anima non si percepisce, ma l'anima è morta veramente. E tutta quanto una serie di brutte cose che si attivano da questo, che poi rappresentano la morte del cuore, che è quell'altra che non si conosce più, vengono tutte quante da questa situazione. La gente a queste cose non ci crede, capite? E bisogna vedere se ci crediamo almeno noi. Cioè, tutte le situazioni, anche interiori, di brutte, vediamo tante cose brutte che succedono nella vita, quando uno è insoddisfatto, quando uno è triste, quando uno ce l'ha sempre con mezzo mondo, sta sempre arrabbiato, sta sempre pronto a tutte le cose, sta sempre triste, sta sempre depresso, è sempre litigioso, non è mai positivo, ce l'ha sempre con qualcuno,
tutte queste cose qui che purtroppo sono la vita ordinaria delle persone, non ci stanno più, non ci sono più. Quindi se queste cose invece sono ancora, non mi devo fare una colpa, ma vuol dire che non sto osservando ancora veramente la parola di Gesù, perché Gesù ha detto: se uno osserva la mia parola davvero, non vedrà mai la morte. Quindi o Gesù dice le bugie, d'accordo? Oppure se io mi sento male, non dipende dal fatto che non sto facendo quello che ha detto Gesù. Sono due le cose, non c'è niente da fare. Bisogna vedere quanto noi ci crediamo. Quando noi avvertiamo delle situazioni che non funzionano dentro di noi, possiamo essere sicuri che quel passaggio, voi sapete che cos'è la Pasqua? Ecco perché è molto quaresimale. La Pasqua è, significa etimologicamente passaggio, cioè noi adesso la settimana prossima contempleremo Gesù irriconoscibile, straziato, crocifisso, sputato, cioè guardate che se uno adesso probabilmente domenica sera, cominciate a dire in giro, ci sto pensando, e l'hanno chiesto, proietteremo la passione di Mel Gibson, così iniziamo bene la settimana santa, nel pomeriggio di domenica. Lì si vede qualcosa, ma non è che si vede tutto, perché la cosa era molto peggio, cioè, Gesù era proprio irriconoscibile quel giorno. Com'era la mattina di Pasqua? Dici, ma è veramente lo stesso di venerdì scorso, dei due giorni prima? Non sembrava completamente risorto, rinnovato, radioso, pieno di luce, immortale, un'altra cosa, perché è passato dalla condizione di debolezza che ha assunto da noi alla condizione di gloria, allo sfolgorare tutta quanta la sua natura divina vittoriosa nella sua persona. Questo è per noi, non è che la Chiesa non fa la Pasqua semplicemente perché vabbè, facciamo, soffriamo con Gesù che è morto, magari facessimo un po' di pianti sulla passione di Gesù, magari. Benedetti, ci sono alcuni sacerdoti, beati loro, che quando leggono la passione cominciano, a me non è mai successo, ecco, beati loro, ma questa è una cosa bellissima, però non si limita a questo la Pasqua, cioè a contemplare quello che è successo a Gesù. Vi ripeto, se lo facessimo bene già sarebbe una grande cosa, perché per la stragrande maggioranza della gente la settimana prossima, che è la più santa dell'anno, passerà senza che non importa niente a nessuno, altro che digiuno, venerdì santo, astinenza, non importa niente a nessuno. Però è ancora poco, perché Pasqua deve essere per me, ci deve essere un passaggio, capite? Dalla schiavitù di Gesù Padre alla libertà, dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita. Le cose di prima sono passate, si legge nella Sacra Scrittura, ne sono nate di nuove, io faccio nuove tutte le cose. Questo è quello che Gesù porta. Non è semplicemente, ricordate le parabole del Vangelo, no? Nessuno mette una toppa su un vestito vecchio, perché dopo una toppa strappa il vecchio e il nuovo. Io vedo un vestito nuovo e non vedo un concetto di vino che mettere dentro gli odri vecchi della vostra vita squallida. Vino nuovo in odri nuovi. Quindi c'è questa dimensione della vita cristiana. Chi l'ha vissuta lo sa che è così. Quindi c'è un prima e un dopo. Se abbiamo vissuto autenticamente questo, altrimenti si brancola in una vita, capite? Io l'ho detto fin da quando sono arrivato a Sermoneta, io queste cose le ho viste con gli occhi miei, vive in alcune persone, è il motivo per cui sono diventato prete. E io capisco la differenza di Gesù, vedete tanti fedeli che fanno una vita, sì, per carità, meno peggio di tante altre, ma ancora tanto piccola. Noi potremmo avere una vita meravigliosa se soltanto la volessimo sul serio. Ecco, speriamo che il Signore ci aiuti a fare questa grande Pasqua e dopo, ecco, il clima di questi giorni, no? Oh, questi giorni vedete la chiesa buia, così vi ricordo un po' di com'era. È un grande segno, capite? Perché questo è un momento in cui siamo chiamati a entrare noi stessi, siamo chiamati veramente a far scendere tante cose, anche a sentire. A noi è un'enorme tristezza, ti ho detto la prima volta che entrai dentro questa chiesa, prima di venire qui, che sono venuto in perlustrazione, dico, bellissima, è tutta buia. Dico, ma una chiesa così bella che è buia, deve venire la tristezza che finisce mai. E che cos'è questa tristezza? È la tristezza di una vita vuota di Dio, senza Dio. Cioè, quando noi entriamo in chiesa e sentiamo, mamma che brutto qua, ecco, così campano la quasi totalità degli esseri umani. Quando il giorno di Pasqua vedremo tutte le luci, tutte
tutte le croci aperte, tutte le statue illuminate, ecco come campano i figli di Dio, come campo io, capite? Come devo campare io, perché la vita deve essere così. Non siamo stati creati per una vita brutta, bene, che la Madonna aiuti tutti quanti a fare davvero una grande e santa Pasqua. Siano lodati Gesù e Maria.